Buongiorno, seduti dove volete. Fotografi seduti. Dai, forza, un colpo di giovinezza, sedetevi. Buongiorno. Lasciate una sedia alle signore. Vabbè, cominciamo. Dai. Avanti. Forza. Allora. Grazie. Buongiorno. Cortesemente fotografi, siamo gentili. Buongiorno, grazie di esserci tutti. Questa è la prima iniziativa comune e conferenza stampa dopo la rottura di azione, che vi devo dire che in tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto un voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino. Ma comunque andiamo avanti. E questo è il primo segno che vogliamo dare, di una energica reazione per i nostri valori e i nostri obiettivi. Questa conferenza stampa avrà anche una sorpresa come primo segno di rilancio e come primo segno di quanto questo sia attrattivo, questa nostra posizione, che vi faremo vedere tra poco, anzi subito, ho capito giusto? Sì. Nella speranza che la tecnologia... Eccolo qua. Buongiorno! Buongiorno a te, che mi sentiate bene. E grazie mille, visto che negli Stati Uniti sono le 6 del mattino. Quindi... Ecco quello. Carlo? Sì, no, grazie, spero mi sentiate bene. Posso sì, parlare? Sì, sentiamo, vai Carlo. Grazie Emma. Io sono un po' emozionato, come capite, perché sono qui per dirvi che ho accettato, ed è per me davvero un grande onore, l'offerta che mi è stata fatta dal Partito Democratico e da Più Europa di essere un candidato comune per le prossime elezioni politiche. Ora, è un passo importante per me candidarmi. Io ho sempre svolto la mia attività come tecnico. Naturalmente, se per politica si intende diffondere idee, allora ho sempre fatto politica, ma candidarsi, chiaramente capite, è qualcosa di diverso. Perché lo faccio? Lo faccio perché le prossime elezioni sono probabilmente le più importanti che abbiamo e che forse avremo per parecchi anni. Si confrontano due visioni del mondo diverse, una progressista e una conservatrice. L'Italia deve decidere. Ora, vorrei sottolineare, sono entrambi visioni legittime. È sempre sbagliato pensare di essere i soli portatori della verità, ma sono chiaramente visioni diverse. Per me essere progressista vuol dire mettere al centro della vita politica la giustizia sociale, intesa prima di tutto come possibilità di crescita personale che tutti devono avere, indipendentemente da dove sono nati, da quando sono nati, dal fatto che siano maschi o femmine, dal fatto che siano nati al nord, al centro, al sud del paese, che siano nati con disabilità o meno, è fondamentalmente l'articolo 3 della nostra Costituzione, quello di dare una possibilità a tutti. Essere progressista per me vuol dire essere anche solidali con chi è stato meno fortunato nella vita. Vuol dire avere una tassazione progressiva, non una flat tax che di progressività ha proprio poco. Vuol dire non evadere le tasse, non evadere le tasse perché il peso delle tasse deve essere sopportato da tutti in modo più equo, in modo tale che quelli che adesso pagano le tasse magari ne pagano anche un po' di meno, e non soltanto da alcuni. Essere progressista per me vuol dire guardare all'Europa come a un'entità politica che si deve sviluppare ulteriormente, perché la nostra voce, perché i valori europei contino
di più e non guardare all'Europa come il solito capo espiatorio se le cose non vanno bene in Italia. Essere progressisti vuol dire tutelare l'ambiente, perché le prossime generazioni, parlando di uguaglianza e di opportunità, devono avere le stesse opportunità che abbiamo noi. Essere progressista, infine, vuol dire avere uno Stato che funziona bene, uno Stato che non è un peso alle imprese con la burocrazia, che non spreca soldi pubblici e che li investe bene per cosa? Per le cose che sono fondamentali, l'istruzione, la sanità, le infrastrutture. Allora io ho ritrovato tutte queste cose che vi ho detto nell'ultimo anno, sia nell'area liberal-democratica, e sono stato presidente del comitato programma per l'Italia, creato da Più Europa, Azione, il Partito Repubblicano Italiano e le due associazioni ALI e Liberali, per dare un programma politico a quest'area. Ho lavorato anche con il Partito Democratico come membro dell'Osservatorio degli Indipendenti delle Agora Democratiche, l'iniziativa in cui si cercava di far partire dal basso le idee per un programma per le elezioni. E quindi è stato per me, visto questo lavoro che ho fatto, naturale accettare l'offerta che mi veniva da un lato dal PD, dall'altro da Più Europa. Naturalmente mi è molto spiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario anche con Azione un percorso elettorale comune. Però adesso guardiamo in avanti e occorre capire che anche se su strade elettoralmente diverse, credo che ci accomuni una visione progressista del mondo, non la visione conservatrice che viene portata avanti invece dalla destra. Allora spero che d'ora innanzi tutti vedremo come avversario politico principale chi porta avanti quella versione conservatrice che noi non ci sentiamo di condividere. Grazie, sono, ripeto, molto onorato di questo invito che ho ricevuto e molto felice di aver accettato. Grazie mille Carlo, forse è perché ti abbiamo svegliato presto, mi sei sembrato, come dire, molto energico. Ti lasciamo uovo e bacon e che è successo? Va bene. Va bene. Do la parola a Enrico Letta, che l'uovo e bacon l'ho già mangiato. Poi chiude Benedetto. Allora, intanto posso dirvi che sono non soltanto contento ma anche un po' emozionato di essere qui a cominciare una nuova, grande, bella avventura a fianco di Emma Bonino innanzitutto, di Benedetto Della Vedova, di Carlo Cottarelli. Ma fatemi dire innanzitutto di Emma Bonino, perché con Emma abbiamo condiviso alcuni mesi di lavoro che sono stati per me molto belli, molto importanti, molto difficili. E devo dire la verità, per me Emma Bonino, ministro degli esteri del governo che ho avuto l'onore di presiedere, è stata una continua lezione di vita, lezione di politica. E sono particolarmente contento di essere qui accanto a lei quando abbiamo deciso in questi giorni, in queste settimane, di esserci, di partire con determinazione, con la massima determinazione possibile. Per me essere accanto a Emma è veramente un privilegio e sono convinto che... Oh, non è che mi starà chiedendo di sposarlo, sia ben chiaro. È un grande privilegio. Sono molto contento soprattutto del principale motivo di questa nostra conferenza stampa. Poi avremo altre occasioni per presentare altri passaggi del nostro lavoro comune, quello che abbiamo intenzione di fare. Penso che l'unità di intenti che c'è tra noi sia un'unità di intenti assolutamente naturale, che ci viene spontanea, tanto che io credo abbiamo lavorato insieme in queste ultime ore con una fluidità e con grande determinazione. Ma voglio molto ringraziare Carlo Cottarelli. Quando con Benedetto abbiamo
chiamato e abbiamo fortemente proposto e con grande determinazione proposto a Carlo Cottarelli di candidarsi con noi e di essere veramente il punto di sintesi di questo lavoro che Partito Democratico e Più Europa intendono fare. In fondo Carlo Cottarelli è il migliore interprete di quell'intesa che noi abbiamo fatto la settimana scorsa. Quell'intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa vede entrare Cottarelli e uscire qualcun altro che ha deciso di uscire. Io credo che per quanto riguarda quello che Cottarelli rappresenta, per noi sia veramente un grande privilegio di poter lavorare con lui. Dal punto di vista del Partito Democratico siamo stati veramente molto molto onorati e contenti di aver fatto con lui tutto il percorso delle Agorà democratiche insieme agli altri osservatori delle Agorà democratiche. Carlo ha fatto un lavoro straordinario, dal basso, determinato e ovviamente molto forte sui suoi temi. Penso di poter dire che Carlo Cottarelli sarà veramente una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. E sono quindi molto contento di presentarlo qui, molto contento delle cose che ha detto. Ha detto delle cose che sono forti, semplici, ma nella loro semplicità delimitano il campo da gioco. E io voglio riprendere, e sarò molto breve perché poi voglio lasciare la parola a Benedetto, ma come vi dicevo il senso della nostra conferenza stampa è stato sostanzialmente quello di lanciare e presentare la candidatura di Carlo Cottarelli. Carlo Cottarelli sarà, lo dico per concretezza ulteriore, candidato nel nord del nostro paese. Sarà candidato sia in collegi uninominali, sia in un collegio uninominale, sia nella parte proporzionale. Abbiamo intenzione di far sì che la sua candidatura sia molto visibile e sia una candidatura forte e importante. Ma Carlo, nella presentazione delle motivazioni per le quali ha scelto di essere in campo, ha detto secondo me le cose giuste, e le cose giuste sono che in questa campagna elettorale gli italiani hanno da scegliere tra due idee diverse di Italia. E l'idea d'Italia che qui rappresentiamo, l'idea d'Italia che Carlo Cottarelli rappresenta, è l'idea d'Italia che vuole avere, come lui ha detto molto bene prima, uno sguardo verso un paese che va avanti, uno sguardo verso un paese che cerca progresso, che cerca coesione sociale, che cerca libertà per i suoi cittadini, che cerca una società che sia in grado di fare passi avanti e non di fare passi indietro. Carlo Cottarelli ci ha raccontato una differenza profonda, radicale, tra quella idea d'Italia che noi porteremo avanti, l'idea d'Italia in cui le persone sono al centro, e l'idea d'Italia che le destre invece ci stanno raccontando già in queste prime ore e che porteranno avanti. Quell'idea d'Italia non è la nostra e crediamo che sia anche un'idea d'Italia pericolosa per il futuro del nostro paese, perché il nostro paese non ha nulla a che vedere con l'Ungheria di Orban, il nostro paese non ha nulla a che vedere con la Polonia di Kaczynski e del PiS. Il nostro paese è il centro dell'Europa, è il cuore dell'Europa, e noi intendiamo far sì che questa nostra campagna elettorale convinca gli italiani a che l'Italia rimanga il cuore dell'Europa. E mi fa molto piacere dire queste cose accanto a Emma Bonino, che è sempre stata un simbolo dell'europeismo migliore del nostro paese. Mi fa molto piacere farlo accanto a Carlo Cottarelli. Fatemi dire, anche per un motivo in più, io ho anche una responsabilità sulle spalle, che non è stata soltanto quella di chiedere a Emma Bonino di svolgere il compito di ministro degli esteri. È stato un ministro degli esteri che ha lasciato il segno, è stato uno dei migliori ministri degli esteri della storia italiana, ma io ho anche la responsabilità di aver chiamato Carlo Cottarelli a fare un lavoro importante per il nostro paese, e questo lavoro importante che lui ha compiuto e che poi lo ha portato ad avere sempre di più anche un'attenzione particolare anche al momento che stiamo vivendo, e quindi di essere oggi in campo. Fatemi dire in conclusione, do la parola a Benedetto Della Vedova, che avere in questa campagna elettorale, giocare in una squadra in cui
Carlo Cottarelli è uno dei principali attaccanti, uno dei principali volti che si giocheranno questa partita, è per noi veramente una grande notizia, credo che lo sarà per tutti e sono convinto che con questa notizia e con questa conferenza stampa noi siamo in grado di partire per la campagna elettorale con determinazione. Dovremmo definire ognuno di noi ovviamente le liste comuni che sono quelle dei collegi uninominali, per quanto ci riguarda abbiamo intenzione di farlo entro Ferragosto per essere in grado poi di essere subito operativi e di essere sul territorio, perché la campagna elettorale la si farà sul territorio parlando con le persone, incontrando le persone, credo che questo sia l'obiettivo più importante di tutti. Aggiungo veramente che con Carlo Cottarelli noi saremo in grado di fare una campagna elettorale seria sulle questioni che contano e soprattutto dare agli italiani l'idea, fatemelo dire proprio come lo slogan finale, che con noi gli italiani si sentano in buone mani. E io credo che la figura di Carlo Cottarelli è la figura che veramente più di ogni altro può raccontare questo senso di fiducia, di affidamento, di essere in buone mani. Grazie Emma, grazie Enrico e soprattutto grazie a Carlo Cottarelli. Io sono anch'io felicissimo della scelta di Carlo Cottarelli. Noi abbiamo svolto nei mesi scorsi con Carlo Cottarelli un lavoro preziosissimo che riverseremo in questa campagna elettorale per definire un programma per l'Italia con dei lineamenti di politiche riformatrici, europeiste, di impianto liberal-democratico sulla scuola, sulla sanità, sulla giustizia. E credo che questa la presentazione della propria candidatura che ha fatto Carlo Cottarelli è proprio un esempio di quello che noi pensiamo e abbiamo messo nel patto che avevamo sottoscritto poco più di una settimana fa: serietà, visione europea, visione del ruolo dell'Italia in Europa. Ha fatto bene Enrico a ricordare i modelli che in Europa vengono avanti, quelli di Orban, quelli dei Kaczynski, che sono modelli, e questo non è polemica strumentale, non è guardare a 100 anni fa, è guardare ad oggi, sono i modelli di riferimento dei leader della destra Salvini e Meloni. Non è colpa mia se fino a 15 giorni fa non solo erano amici di Orban, ma spiegavano che Orban era un esempio ed era un modello di politica su tutto. Quindi c'è anche una visione diversa di come, del ruolo che l'Italia deve avere in Europa. Il ruolo che ha avuto col governo Draghi è stato quello di un'Italia protagonista nell'interesse dell'Europa e nell'interesse dell'Italia. La visione di Meloni e Salvini è l'ennesima riproposizione dell'Italia antagonista dell'Unione Europea. Noi vogliamo un'Italia protagonista. L'Europa non può essere non si può usare l'Europa solo come scapegoat per dare la colpa all'Europa di tutto quello che noi in Italia non siamo capaci di fare. Nei punti del patto c'era la responsabilità fiscale. Noi abbiamo detto che il carico fiscale complessivo non deve salire e Carlo Cottarelli ha un'esperienza importantissima in Italia di revisione della spesa, cioè i soldi dei contribuenti vanno usati dove servono e dove fruttano e bisogna smettere di usarli dove non servono e dove non fruttano. Questo è l'insegnamento che Carlo Cottarelli ha dato con la sua attività, per cui io sono veramente contento di questa candidatura. Credo che sia un buon momento di lancio della campagna elettorale che in parte sarà comune sui lineamenti che avevamo stabilito. L'avevamo stabilito la settimana scorsa, oggi diciamo che rilanciamo quel patto con un altro Carlo e questa volta durerà il patto e durerà Carlo. Grazie. Mi sentite? Sì. Sono Simone Canettieri del Foglio. Una domanda volevo fare a Enrico Letta innanzitutto, per capire tecnicamente. Prima avete parlato di patto con Calenda, ma
Per quanto riguarda le candidature, il patto di Calenda che diceva che i leader di partito non si potevano candidare nei collegi è saltato, e penso quindi anche a Luigi Di Maio per esempio, è saltato o è ancora in vigore? Prima domanda. La seconda tecnica, visto che parliamo di Cottarelli, lui sarà candidato nel proporzionale di chi? PD o di Più Europa? E terza, che è un po' una provocazione, l'agenda Cottarelli con l'agenda Bonelli o Fratoianni un po' sembrano stridere, ecco. Allora, sono tutte provocazioni cattivissime, no, non sono provocazioni, sono domande semplici alle quali do semplicemente la risposta. Sulla prima fa parte la prima domanda, la risposta di quello di cui stiamo discutendo in queste ore, lo faremo sia a questo livello sia con gli altri contraenti di questa nostra coalizione, sono i giorni nei quali si devono definire queste cose, ma insomma troveremo di comune accordo e senza problemi le soluzioni. La seconda, Cottarelli sarà candidato in un uninominale e sarà candidato capolista nella lista del PD. Terza risposta, Cottarelli è stato uno degli osservatori delle agorà indipendenti, quindi che sono state promosse dal Partito Democratico. Quindi, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, le cose anche che ha detto qui Carlo Cottarelli sono assolutamente cose nelle quali noi crediamo e che sono assolutamente compatibili con quello in cui noi pensiamo, come lei sa e come sapete, con le altre liste, con l'altra lista, in particolare con i Verdi e Sinistra Italiana, abbiamo stabilito noi un'intesa che è limitata ad alcune questioni ed alcuni obiettivi. Quindi non c'è alcuna contraddizione, anzi io sono fermamente convinto che proprio la candidatura di Cottarelli dimostri come nel lavoro che stiamo facendo ci siano veramente tanti punti comuni e una capacità con questi punti comuni di andare anche oltre le singole frontiere dei singoli partiti e di dimostrare che siamo in grado veramente di proporre qualcosa di importante insieme. Buongiorno, Manolo Ranaro, Il Fatto Quotidiano.it. Io avevo una domanda per il segretario Letta. Ha destato un po' scalpore nella sua intervista ad un mese e mezzo dalle elezioni, in intervista alla stampa di alcuni giorni fa, il fatto che lei abbia in qualche modo anche evocato il suo successore, la guida del Partito Democratico. Quello che le volevo chiedere è se con un risultato non soddisfacente, sotto il 25% del Partito Democratico, lei si dimetterebbe dalla guida del partito? No, la mia risposta è molto semplice. Io ho semplicemente in quell'intervista detto una cosa che ripeto anche adesso. La vera forza di un partito come il nostro, che la nostra è una comunità, a differenza di altri partiti che sono dei partiti personali, quindi non è una comunità di mia proprietà. È una comunità che elegge i suoi segretari, prima di me c'è stato un segretario e dopo di me ce ne sarà stato un altro. Questa frase è quella che ho detto, è quella che ripeto e niente di più che questo. Dopodiché io sono assolutamente convinto e determinato che il risultato per noi sarà un ottimo risultato e credo che anche questo segnale che vediamo oggi è la dimostrazione che siamo attrattivi e, come ha detto molto bene e saggiamente Emma, e che quindi l'obiettivo che abbiamo per le elezioni è un obiettivo di continuare la crescita, una crescita che per quanto ci riguarda è cominciata un po' di tempo fa, e continuare questa crescita insieme a compagni di strada, compagni di viaggio con i quali, fatemi dire, è un piacere di lavorare, perché devo dire la verità, aggiungo a tutte le cose che sono state dette fino adesso, la campagna elettorale è un momento bellissimo, perché la campagna elettorale è il momento nel quale si incontrano le persone, si incontra l'Italia, si parla dei problemi e si cerca di entrare dentro le questioni dei territori e dentro le speranze del Paese. E per me sarà un piacere farlo con persone con le quali la sintonia, come appunto le persone che sono a questo tavolo, la sintonia è naturale e sarà non appunto una ansia quotidiana, che credo
sarebbe stata, diciamo, se le cose fossero andate in altro modo, ma sarà invece una campagna elettorale, sarà bello fare insieme nel nome del nostro paese e per il per la forza del nostro paese che deve uscire con la nostra coalizione vincente, quindi determinati e molto molto ottimisti. Ma io penso che quello che ha detto Enrico Letta fotografa lo spirito di quanto noi abbiamo scelto di fare. Siamo naturalmente due forze distinte con priorità e accentuazioni diverse. Noi abbiamo, diciamo, una radicalità che ci contraddistingue nelle posizioni sull'europeismo, nelle posizioni sulla necessità di risvegliare l'economia del paese innanzitutto attraverso l'apertura dei mercati e la concorrenza. Abbiamo una visione radicale sui diritti. Non abbiamo pretesa che le nostre posizioni sui diritti diventino le posizioni comuni. Le posizioni comuni le abbiamo scritte e definite già. Ma nell'Italia progressista, come l'ha chiamata Carlo Cottarelli, l'agenda dei diritti ha una posizione prioritaria, perché come Emma ci ricorda sempre e credo continui a insegnare a nuove generazioni di italiane e di italiani, sui diritti non si può stare fermi. Citavamo prima l'Ungheria e la Polonia, ne sono la dimostrazione dentro l'Unione Europea. Sui diritti non ci si ferma, se non si va avanti, perché i diritti sono nuovi, perché la società cambia, perché ci sono nuove consapevolezze, si va indietro e i primi a subire l'arretramento dei diritti, anzi le prime sono le donne, la seconda è la comunità LGBT. Ecco, la società progressista, l'Italia progressista come l'ha chiamata Carlo Cottarelli, per noi è anche l'Italia che sui diritti non solo non si ferma, non solo ovviamente non arretra, ma va avanti, e questo sarà un impegno per noi sia nella campagna elettorale che nel prossimo Parlamento. Un tema che anche l'Europa ci chiede e che a noi sta molto a cuore è il tema della giustizia giusta, dei processi, come dire, giusti e rapidi, e la situazione quindi conseguente, inumana e inaccettabile delle carceri. Questo sarà, credo, un altro impegno, ma che è importante, perché la giustizia non è una struttura come le altre. La giustizia è quella che stabilisce il rapporto di fiducia tra cittadini e governo. Prego. Posso immaginare una trattativa tra Renzi e Calenda? No, quella. Lei ha fatto una domanda, ci sono altri giornalisti che hanno chiesto di parlare, quindi è corretto, no? Mauro Lanzucchi dell'Agi, questa mattina la Meloni, Giorgia Meloni, su Panorama, ha cominciato ad affrontare dei temi sui quali tutti e tre, ma anche in particolare Bonino, della Vedova, sono sensibili. Ha cominciato a parlare di legge 194, di cultura gender. Ecco, mi interessa sapere come vedete questo approccio a un mese, quasi proprio di un mese dalle. Ma veramente la campagna sulla 194 e la piena realizzazione della legge 194 la sto facendo io, francamente, con l'associazione Luca Coscioni. Questa è una di quelle leggi che è fatta e tradita. Come sapete, in molte regioni la 194 è come se non esistesse più. Che vuole da me? Che devo fare? Quindi abbiamo evidentemente con la signora Meloni idee opposte. La mia è molto chiara, ma la campagna sulla piena realizzazione della 194 non le dispiace, ma la stiamo facendo noi. Mi sembra molto efficace questa risposta. È evidente che Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cioè cercando di
cambiare immagine, di incipriarsi, e, però mi sembra un'operazione abbastanza complicata, perché nel momento nel quale su questi temi i punti di riferimento sono il PiS polacco e Orban, sono esattamente l'opposto di tutto quello che... E aggiungo anche che quella intervista mi sembra un modo appunto per rifarsi un'immagine, ma è l'esatto la differenza tra quell'intervista e il decalogo di Vox, cioè il discorso che fece Giorgia Meloni in Spagna, in spagnolo, al congresso, no, era la campagna elettorale dell'Andalusia, per la candidata di Vox, evidentemente è un'altra storia. Quindi io suggerirei che non si faccia un discorso in Spagna per il pubblico spagnolo e un discorso in Italia per gli elettori italiani, perché ognuno di noi ha una faccia sola e ognuno di noi è lineare in quello che dice. Noi quello che diciamo lo diciamo qui in Italia e lo diciamo in Spagna. Non è che se noi andiamo in Spagna di fronte a un pubblico spagnolo diciamo le cose con maggiore sincerità perché pensiamo che gli italiani non ci ascoltano, perché poi esistono le immagini, i social media e le cose passano. Quindi mi sento su questo di dirlo in modo molto netto, perché a me sembra una questione assolutamente fondamentale. Mi sento, visto che la domanda era su Meloni, mi sento di chiedere a Meloni se ha un'idea anche lei sulla flat tax, perché non ha parlato sull'argomento, e mi sentirei di capire quali sono, se lei è d'accordo con quello che hanno detto Salvini e Berlusconi su questo. Poi bisognerebbe anche chiederle se è d'accordo con Salvini, cioè 15%, o con Berlusconi 25%, questo è un altro problema. Una domanda tecnica. Volevo sapere se avevate ridistribuito i collegi dopo l'uscita di Calenda. Grazie a tutti.